utilizza certi fatti per attaccare i palestinesi senza motivo, e per l'ennesima volta la comunità internazionale, l'Europa e ogni organizzazione per i diritti umani difendono Israele dicendo che ha il diritto alla difesa, che in Palestina ci sono terroristi che vogliono distruggere lo Stato israeliano, e sono tutte cose che non stanno né in cielo né in terra. È quello che sta succedendo da più di quasi 70 anni, dal 48 ancora prima in realtà. È una continua umiliazione del popolo palestinese, demolizione di case, distruzione, sterminio di bambini, di donne, continuano ad uccidere. E i palestinesi a un certo punto dicono basta. Una volta l'ho fatto un esempio, è come praticamente stare in una casa, la casa è tua, ok? State tu, la casa è tua, vengo a casa tua e ti dico senti, io voglio il tuo salotto, tu mi dai il salotto inizialmente, poi ti dico voglio la tua cucina, tu mi dai la cucina, poi ti dico voglio la tua camera, tu mi dai la camera, poi a un certo punto voglio tutta la casa, tu ti difendi, dici no ascolta, non va bene, la casa è mia in realtà, ti rendi conto che ti sto prendendo tutta la casa, ti sto uccidendo, ti sto togliendo l'elettricità, ti sto togliendo da bere, ti sto togliendo da mangiare, e se ti difendi viene la gente da fuori e ti dice no, tu sei un assassino. Israele, secondo comunque tutti, secondo chi ha comunque non ha i parocchi negli occhi, chi cerca comunque di trovare delle notizie al di là di quello che viene fatto vedere in TV, Israele sta trovando una scusa per cercare di possessarsi anche di quelle poche terre che appartengono alla Palestina. Vuole proprio il predominio al 100%. Hanno addirittura bombardato l'ospedale Al-Wafa, hanno bombardato in quell'ospedale, il più grande ospedale di Gaza, in cui ci sono tutti i malati ricoverati, che sono in coma, che sono amputati, che non possono essere trasferiti da un posto all'altro. Israele sta puntando in tutti quei luoghi per sterminare il popolo palestinese. Se tu mi vieni e mi attacchi a te, mi attacchi la terra, io è assolutamente legittimo che mi difenda. Ci sono stati partigiani in Italia, ci sono anche in Palestina, i partigiani sono sempre stati considerati terroristi, non è la prima né l'ultima volta. Quindi si spera che un giorno possano diventare anche loro eroi come i nostri partigiani.